Lo sciacque tra e i problemi del territorio, invece ci sono, perché lo sciacque tra e la conservazione del territorio sono legati allo stesso destino. Voi immaginate che le zone in cui sono state abbandonate negli ultimi decenni le zone dei terrazzamenti dove si coltivano le viti, dove si produce lo sciacque tra, sono zone in cui oggi ci sono frane, sono zone abbandonate, e questo è grave sia perché si perde la produzione dello sciacque tra e sia perché il territorio viene continuamente ferito da quelli che sono gli eventi meteorologici, tipo quelli che ci sono stati nell'ottobre del 2011. E noi, non so, credo che tutti sappiate, che ce l'hanno insegnato a scuola, che quando piove, l'acqua che cade sul terreno, sul territorio, una parte evapora, un'altra parte penetra nel terreno e un'altra parte scorre in superficie. Quando ci sono precipitazioni di carattere normale, per esempio piovosità dell'ordine normale, diciamo più forte o intensa a secondo delle situazioni, cosa succede? Che l'acqua effettivamente in parte viene assorbita dal terreno, in parte evapora, in parte scorre. Ma quando ci sono precipitazioni eccezionali, come quelle che sono venute qui alle Cinque Terre nel 2011, il 25 ottobre 2011, voi pensate che sono caduta pioggia dell'ordine dei 10-15 150 mm d'acqua in un'ora. Allora, 150 ml in un'ora, per darvi un'idea che cosa possono rappresentare, ve lo dico in numeri. Il bacino imbrifero che sottende al centro abitato del Monte Rosso è qualcosa come un ordine di grandezza di 6 milioni di metri quadri. Ecco, se su in un'ora, su 6 milioni di metri quadri, piovono 10 centimetri di acqua in un'ora, c'è da smaltire qualcosa come 600.000 metri cubi d'acqua che devono arrivare a mare. Ecco, questo è un ordine di grandezza che fa paura. Allora, quest'acqua che cade sul territorio va a un certo punto regimata, perché o noi togliamo l'energia all'acqua che deve arrivare a mare, perché deve arrivare con una certa potenza dato le acclività che ci sono, o noi riusciamo a mantenere il territorio come facevano i nostri padri, con i terrazzamenti, fare la pulizia degli alvei, dei torrenti e contrastare anche il regime torrentizio, altrimenti l'acqua crea i disastri che ha creato nell'ottobre del 2011. Ecco, questo per cosa bisogna fare. Allora, lo sciacque tra è legato ai terrazzamenti. I terrazzamenti sono delle opere preziose che esistono dal 1200 circa. I terrazzamenti, qualcuno ha fatto il conto, ci sono qualcosa come 5.000-6.000 chilometri di terrazzamenti e di muri a secco che sono stati realizzati negli anni del tempo. E fin tanto che sono stati, diciamo, conservati, protetti e mantenuti, allora tutto è andato bene. Ma quando una parte è stata abbandonata, si è creato lo sfacelo, perché questi muri a secco che diciamo servono per conservare i terrazzamenti, sono praticamente, impediscono il ruscellamento delle acque. Il ruscellamento delle acque è quello che produce le incisioni e le frane sui terreni, e soprattutto vanno, poi l'acqua scende verso gli alvei dei torrenti, e i torrenti, se non sono mantenuti e controllati con dei sistemi di briglie selettive, con dei sistemi di cuore degli alvei, questi diventano dei torrenti in piena che non si arrestano. Ecco, tutto questo sistema cosa porta? Porta a un fenomeno gravissimo, che è quello del trasporto solido, che queste acque non fanno altro che lacerare le pendici di queste montagne, portano ghiaia, portano roccia, portano fango, portano alberi, e questi vengono portati a valle dell'energia dell'acqua. Allora cosa succede? Che il controllo di questo regime torrentizio degli alvei e il controllo dei terrazzamenti e dei muri a secco che evitano il ruscellamento, questa è l'unica maniera per scongiurare i disastri che sono stati. Però c'è un altro aspetto, che l'acqua, siccome esistono questi centri abitati che si affacciano sul mare, l'acqua va tolta.
raccolta prima che arrivino ai centri abitati. Cosa si fa? Esistono delle opere idrauliche che si chiamano scolmatori e che permettono di prendere l'acqua negli alvei a monte della zona abitata e di scaricarla direttamente a valle. In pratica uno scolmatore come quello che abbiamo parlato tante volte con Gigi qui per Monte Rosso dovrebbe essere piazzato e consiste in una presa diciamo idraulica nella parte alta dell'alveo. In questa presa idraulica poi c'è un pozzo che può essere profondo da 10, 20, 30 metri a seconda della quota a cui si mette. Questo pozzo scarica in una vasca di smorzamento, che sono vasche diciamo fatte apposta che si ricavano in caverna, e da queste vasche parte una galleria che normalmente in questo caso potrebbe avere una pendenza dell'ordine dello 0,7%, l'1%, praticamente sottopassando tutta la zona abitata va a scaricare direttamente a valle, direttamente nel mare. Ecco, il fatto di poter togliere l'acqua a monte e quindi di questo grande catino, quest'acqua non può arrivare ai paesi, deve essere presa prima. Allora, questa presa, questo abbiamo parlato tante volte, è un'opera, questo scolmatore, che può valere dell'ordine dei 10-12 milioni, che non è che sia una cifra così elevata, però vuol dire la salvezza di paesi come quello di Monte Rosso, come quello di Vernazza, perché anche a Vernazza c'è lo stesso problema. Abbiamo parlato tante volte con l'amico sindaco e siamo visti anche nei giorni famosi tragici dell'alluvione. Ecco, credo che questo sia una cosa doverosa da fare. La cosa importante è questa, però è inutile fare lo scolmatore se non viene fatta la protezione dei versanti, cioè se non si sono sicuri i muri a secco, se non si curano i torrenti con briglie e sistemi di mitigazione delle piene all'interno degli alvei. Ecco, prima bisogna fare l'opera a monte e poi si fa lo scolmatore. Questo si può fare parallelamente, perché ne abbiamo parlato altre volte, però la cosa importante è che non serve a niente lo scolmatore se non si risana e se non si fa la produzione del territorio. Un'altra cosa, poi chiudo, è una cosa molto importante, è che è inutile che noi rimandiamo a anni avanti questa operazione di protezione del territorio, esecuzione scolmatore, soprattutto però quella della protezione del territorio, perché quando avvengono questi grandi eventi idrogeologici si creano delle ferite che se non si curano immediatamente diventano irreversibili. Ecco, e creare dei danni irreversibili su queste pendici qua sarebbe un delitto, perché le Cinque Terre è un posto, come è stato detto da tutti, che è un paradiso. Grazie a tutti.